Prima di iniziare a parlare di HTML, di CSS e quindi di come costruiamo un sito web o un'applicazione web, che dir si voglia, fatemi fare una piccola parentesi, breve parentesi, su alcuni concetti, alcuni principi da tenere in considerazione quando vogliamo parlare di progettazione web, di design per il web, quindi non solo come programmiamo un sito web, ma anche quali sono alcune idee, alcuni principi da tenere in considerazione appunto quando si progetta per il web un'interfaccia grafica, che poi è quella che i nostri utenti, le persone che utilizzeranno il nostro sito vedranno davanti. Quindi il goal di questa breve lezione, questo Visual Design 101, quindi è quello di dare una panoramica abbastanza veloce su alcuni principi di design visuale per il web, ovviamente orientati al web, e in particolare per quanto riguarda il testo, il layout e i colori, e questo information sent. Inoltre, partiremo a capire su che cos'è un modello mentale e perché alcuni problemi che noi riscontriamo, che le persone che potrebbero usare un sito, un'interfaccia grafica fatta da noi, potrebbero riscontrare, e quindi come aiutare i nostri siti, le nostre applicazioni ad essere un pochino più utilizzabili. Questa è ovviamente una panoramica molto molto veloce, molto molto superficiale. Bisognerebbe dedicare, ci sono corsi interi che trattano questi argomenti, per esempio i corsi di interazione uomo-macchina che coprono anche questi aspetti. Partiamo dal modello mentale. Il modello mentale, da una definizione di questo signore che si chiama Jacob Nielsen, che è un esperto di usabilità e di user experience, è un modello mentale, è quello che l'utente crede di sapere riguardo al sistema, all'applicazione che ha davanti. Quindi un modello mentale è un'immagine che la persona ha in testa di come le cose dovrebbero svolgersi rispetto a un sistema, che sia questo un sistema fisico, un frigorifero, un forno, una macchina o un sito web, un'applicazione mobile e quant'altro. Quindi questo modello mentale è basato su credenze, non su fatti. E ogni individuo ha il proprio modello mentale, che può essere simile a quello degli altri, può differire da quello degli altri, che interno ovviamente a quello che una persona pensa, quello che una persona sa, in base alle sue esperienze anche passate. E ovviamente diverse persone possono costruirsi diversi modelli mentali anche dello stesso sistema. Inoltre, il modello mentale è una cosa che evolve col tempo, proprio perché è basato su quello che crediamo, quello che impariamo, quindi quello che ci capita, influenza come vediamo il mondo, in questo caso come vediamo un'interfaccia grafica di un sistema, un'interfaccia grafica di un'applicazione, o un'interfaccia anche tattile, non necessariamente grafica, di una macchina, di un oggetto. E questo è uno dei dilemmi più grandi di usabilità in generale. E questo gap tra il modello mentale che gli sviluppatori, che i designer, che gli ingegneri hanno quando creano qualcosa e il modello mentale delle persone che vanno a utilizzare quel sistema, quell'applicazione. Perché tenete presente che il modello mentale se parliamo degli utenti, è quello che l'utente crede di sapere rispetto a come il sistema funzioni, quello che assume di sapere. E assume che il sistema, che l'applicazione faccia, ma anche gli ingegneri, anche gli sviluppatori, anche i progettisti, anche i designer hanno il loro modello mentale di come una cosa dovrebbe apparire, di come dovrebbe funzionare. E allora facciamo un esempio pratico, no? Di questi modelli mentali che sono rappresentazioni astratte che mutano nel tempo, di come le cose funzionano e ci fanno anche avere predizioni di come ci aspettiamo che queste cose funzionino. Prendiamo questo esempio, che è un esempio classico. Abbiamo questo frigorifero che è diviso in due parti, il freezer, il congelatore e il frigo normale. Questo frigo ha due manopole, una che si chiama freezer, numerata da 1 a 7, e una che si muove in questo senso, nel senso della freccia, e l'altro che riguarda invece il frigorifero, che ha sempre da 1 a 7, che si muove sempre in questo senso della freccia. Se voi vedeste queste due manopole su questo frigo che avete in casa, come li usareste? Mettereste, se voleste mettere il frigo freddo e il congelatore un po' meno freddo, mettereste il frigo su 7 e il congelatore su 3 oppure no?
Io, vedendo quelle manopole, vedendo il frigorifero, immaginando di avere un frigorifero in casa, potrei immaginare che la manopola del freezer controlli l'unità di raffreddamento del freezer, e quindi se io metto questa manopola alla massima temperatura, vuol dire che il freezer va alla massima temperatura, va al massimo grado di freddo. Allo stesso modo, se metto questo su 7, che era la massima temperatura, il massimo livello, mi aspetto che questo frigorifero sia il più freddo possibile. Quindi tutti e due su 7 vuol dire che entrambi devono essere molto freddi, tutti e due su 1 vuol dire che entrambi devono essere poco freddi, vedendo l'immagine, vedendo il frigo. Però, quindi questo è in un certo senso il modello mentale che io ho, che io potrei avere vedendo un frigorifero con queste due manopole. Se le metto tutte e due a 7, il frigo e il freezer sono entrambi freddi. Quindi questo è il mio modello mentale, visto dalle manopole e visto dal congelatore e dal frigo, per la mia esperienza passata, per la mia esperienza attuale. Però, se noi andiamo a leggere la documentazione, andassimo a parlare con gli ingegneri, i progettisti di questo frigo, scopriremmo che gli ingegneri hanno stabilito un sistema completamente diverso, in cui la manopola del freezer determina quanta aria fredda è generata in tutto il frigo. Mentre il frigo, questa seconda manopola, decide quanta percentuale di quest'aria fredda è mandata alle due sezioni. Quindi mettendo un freezer a 7 vuol dire genero tantissima aria fredda. Mettendo il refrigeratore a 7 dico ne mando tanta a entrambe le sezioni. Se metto questa a 1 e questa a 7 vuol dire che, non vuol dire che il frigo è freddo e il freezer è meno freddo, ma vuol dire che entrambi sono poco freddi ed entrambi ricevono tanta aria poco fredda. Questo, se voi pensate di avere un frigo in casa e di impostare per esempio il freezer su 3 e il frigo su 7, perché volete il frigo più freddo del freezer, questo alla fine può risultare in un errore, un comportamento che voi non capite su questo frigo e su questo freezer. Perché voi aspettate di avere un frigo molto freddo e un freezer non tanto freddo, e invece ottenete entrambe le cose non tanto fredde. E quindi dite: è colpa del frigo, il frigo è rotto. Quindi a causa di questo, e invece è solo un problema, diciamo, del fatto che questo ispira un certo tipo di ragionamento, un certo tipo di modello mentale, mentre l'ingegnere che ha progettato il frigo aveva in testa un meccanismo molto, molto diverso. E ha deciso di rappresentare questo meccanismo con queste due manopole, chiamandole freezer e frigo. Il risultato di questo mancato allineamento tra il modello mentale dell'utente e il modello mentale di chi ha progettato questo sistema, e a causa di questo misallineamento, rende impossibile alla persona che compra il frigo di aggiustare correttamente la temperatura che vuole. Se non nei casi estremi, in cui mette il freezer al massimo e il frigo al massimo, e quindi tutto apparentemente funziona, o tutto al minimo. Quindi questo mismatch di modelli mentali tra chi progetta il sistema e chi lo usa, alla fine, nel caso del, capita nel caso del frigo, ma può capitare anche nel caso di un'applicazione software, di un sito web, per cui voi mettete un qualcosa all'interno di un menu, ma la persona va a cercare questo, il vostro utente va a cercare questo qualcosa da un'altra parte. E questo porta a performance basse da parte dell'utente, così il vostro sistema, frustrazione da parte del vostro utente e anche errori. E quali tipi di errori? Beh, ci sono due tipi di errori che dipendono dal modello mentale. Il primo si chiama slips, le sviste in un certo senso. Il vostro utente ha un modello mentale corretto, ma sbaglia a fare certe azioni. Quindi il vostro utente sa quale manopola, nel nostro caso del frigo, deve girare per ottenere il risultato giusto, ma viene distratto dalla spesa, viene distratto dal gatto che sta passando, viene distratto dal vicino di casa e quant'altro. Ci sono quindi queste sviste, cose facili in un certo senso da correggere, e poi ci sono gli errori un po' più gravi. Quindi, come quelli dell'esempio di prima, voi realizzate come utenti di un sistema, come utenti di un sito web, come utenti di un'applicazione, un'azione come la volevi, ma hai un modello mentale sbagliato, e quindi la reazione, quello che capita nell'applicazione, quello che capita nel frigo, nel nostro esempio, non è quello che ti aspetti. Quindi
Quindi le prime sono sviste perché sono distrazioni, le seconde invece sono errori. E come un progettista, come un creatore di un sito, di un prodotto, di un qualcosa, voi volete ovviamente utilizzare l'interfaccia del sistema per far sì che questi sviste, questi errori non capitino e far sì che il vostro sistema, la vostra applicazione, il vostro sito web sia il più possibile allineato con il modello mentale delle persone che lo useranno e con quello che si aspettano di fare. Perché questo è difficile? Perché tipicamente gli ingegneri, i progettisti, i designer, gli sviluppatori sono troppo familiari con la tecnologia, con la loro interfaccia, con quello che stanno facendo, per in un certo senso enfatizzare, per capire quello che invece possono avere, può essere problematico per un utente, per capire qual è il modello mentale della persona non tecnica, per esempio. Quindi a volte uno sviluppatore fa certe scelte che per lui sono totalmente ragionevoli perché sa come funzionano le cose, poi le dà in mano a una persona che non è un tecnico, non è uno sviluppatore, non ne sa niente di tutto e trova difficoltà, questa persona trova difficoltà a utilizzare la stessa interfaccia che per lui era totalmente naturale, totalmente fattibile, totalmente utilizzabile, con facilità. Questo è un mismatch tra due modelli mentali, portato tipicamente dal fatto che lo sviluppatore, il progettista, il creatore sa troppo bene come funziona, è troppo coinvolto con come funziona per essere abbastanza distaccato. E un modo più semplice, più breve di dirlo è che voi non siete i vostri utenti. Quando voi progettate qualcosa, un'interfaccia grafica, per esempio, un sito web, per qualcuno, per certe persone, per un certo tipologia di persone, non pensate io lo farei così. Perché voi non siete quella tipologia di persone. Quasi mai. Diciamo mai. Allora, come possiamo chiudere questo gap? Beh, possiamo progettare qualcosa, realizzarlo in qualche maniera e poi testarlo con gli utenti veri e farci dire in qualche modo quali sono, farci estrarre da questo loro utilizzo i modelli mentali. Utilizzare dei buoni principi di design, come quelli che per esempio in parte vedremo. E utilizzare anche pattern che sono ben conosciuti e ormai riconosciuti. La vedete questa GIF? Tutti i siti, se guardate, hanno più o meno la stessa barra di navigazione in alto. Si assomigliano tanto. In alto, poi c'è a volte qua c'è search, qua c'è search, qui c'è search qui, qui c'è search qui. Ci sono più o meno gli stessi elementi. Le icone sono di qui per molti di questi siti, o a destra, a sinistra. Qualcuno ha una barra qui in questa posizione, Facebook ce l'ha, YouTube ce l'ha, Gmail ce l'ha, Twitter ce l'ha. Ci sono delle forti somiglianze tra tutto questo. Quindi questo è un pattern. Quindi dopo che le persone di un sito di persone sono abituate a vedere 5, 10, 1000 siti web con una barra di navigazione superiore ed eventualmente un menu laterale sinistro, ci si aspettano, incorrono in meno problemi se il vostro sito avrà una barra superiore e o un menu laterale sinistro, invece con menu laterale destro una barra in fondo alla pagina. Altri pattern ben conosciuti: il rosso per indicare un problema, un campo che si evidenzia di rosso e così via. Quindi ci sono piccole cose che noi siamo abituati a vedere che sono ormai diventate note per noi, che però ci possono aiutare quando progettiamo un sito, quando realizziamo un sito, a risolvere alcuni problemi, alcune sviste di distrazione. E quali sono questi principi che possiamo utilizzare in particolare per la parte di visual design? Beh, il visual design dovrebbe guidare, quindi conferire una struttura, un'importanza, una relazione alle varie cose che ci sono nella pagina e orientare le persone in quello che state facendo, in quello che devono fare nel sito, mostrargli dove andare, come approfondire, come tornare indietro, come risolvere gli errori e così via, e esprimere significato e stile. Sia a un livello cosciente, quindi quando uno ci pensa 2 o 3 minuti, sia a un livello intuitivo. E anche ovviamente il visual design dovrebbe cercare di rendere tutto esteticamente apprezzabile, ma non è questo il vero goal. E ovviamente per fare visual design, se qualcuno ha degli skill artistici, può sicuramente aiutare, ma non sono necessari o sufficienti. Perché qui stiamo parlando di design, stiamo parlando di progettazione visuale più che di creatività, di
scelta di colori e di sbizzarrirsi creativamente. E per raggiungere certi skill di progettazione visuale, in questo caso, ci può voler tanto tempo, ma per azzeccarli bene, ma possiamo tenere in considerazione alcune regole, alcuni principi che ci possono aiutare. Quindi, prima di tutto, il basic, il design visuale di base, coinvolge tre elementi: il testo, il layout e i colori. Il testo. Usare lo spazio bianco in maniera appropriata aiuta a separare diversi pezzi di contenuto. Quindi un paragrafo, un bello spazio bianco, un altro paragrafo, se questi due paragrafi sono scollegati tra di loro. Oppure un titolo col suo paragrafo, un qualche spazio bianco e poi un bottone, un'immagine che non c'entrano niente col titolo a fianco. Quindi lo spazio bianco è una risorsa, lo spazio vuoto è una risorsa che si può sfruttare. Dopodiché, stili diversi e dimensioni diverse di font aiutano a fornire una gerarchia. Le cose più grandi, in un certo modo, all'inizio saranno magari un titolo, e man mano che si prosegue nella pagina, le cose più grandi avranno sempre una rilevanza maggiore, sembreranno più importanti rispetto alle cose, per esempio, scritte piccoline. E poi l'allineamento. L'allineamento all'interno della pagina è cruciale per far sì che il lettore, che l'utilizzatore del vostro sito, riesca a navigarlo facilmente. Quindi tutto ben allineato e ben disposto. Quindi vedete questo esempio. Io vi ho raccontato le cose che ho scritto qui. Guardate questo e guardate questo. È lo stesso identico testo, ma ci sono degli a capo. Ogni frase è separata. Notate subito a prima vista che le cose sono già più chiare qui, rispetto a qui. Riuscite a distinguere al colpo d'occhio font size nel testo, mentre qui dovete pensarci un attimino in più. Questo è l'ulteriore passaggio. Quali sono gli elementi principali? Text, layout e color. Vedete subito a colpo d'occhio che questi tre sono gli elementi principali. E questi sono più piccoli, ben separati da uno spazio per indicare quello che devono, per indicare la loro efficacia. Vogliamo andare oltre? Possiamo, per esempio, mettere questi, che sono tre sottoelementi di testo importante, in corsivo. E allora, di nuovo, a colpo d'occhio, rispetto a questa versione, qui ci viene subito intuitivo, siamo subito capaci a riconoscere quali sono le parti principali del sottotesto: white space, font e alignment. Gerarchie, stili, grandezze, spazi, molto molto importanti. E anche avere una struttura della pagina che sia riconoscibile è ovviamente molto utile. Questo è il sito della stampa, ma se noi togliamo, in un certo senso la sfochiamo, riusciamo a riconoscere comunque com'è la struttura della pagina. C'è un titolo grosso. Ci sono delle immagini con del testo, qui ci sono altre tre immagini, qui c'è un'altra immagine, un altro testo, qui c'è immagine con la sua didascalia in azzurro, un'altra immagine con la sua didascalia, c'è una logica, ci sono delle ripetizioni, ci sono delle familiarità. Immagine con testo a sinistra nella colonna più larga, immagine con testo sotto, tutti uguali nella colonna laterale. Quindi familiarità, distribuzione equa e ragionata delle informazioni. Quindi probabilmente questa informazione qui sarà più preponderante rispetto a queste qui, perché è più grossa, perché il testo che l'accompagna è più grosso. Queste saranno informazioni secondarie rispetto a questo, perché occupano uno spazio più piccolo nella pagina e così via. Questa riassume in maniera visuale quali sono gli ingredienti chiave del visual design. Per il testo l'abbiamo già visto, per il layout si usa in grandissima parte le griglie. Per i colori invece non bisogna esagerare, si possono utilizzare le palette. Andiamo in ordine. Le griglie sono dovunque nel mondo web. C'è addirittura un componente in CSS che è nuovo, che si chiama grid, per permettere alle persone, allo sviluppatore, di strutturare in griglie i loro siti. Allora, questa è la griglia del sito della stampa che abbiamo visto prima. Si alternano tipi di righe, tipi di colonne tra di loro. La colonna principale è sicuramente questa, ma c'è un mix tra le informazioni più importanti e le informazioni un pochino più piccole, come queste qui, quindi un mix di
due colonne con tre colonne più questa lampa, questa più ampia, l'area del titolo è al di fuori di questa griglia, è su tutto lo schermo e è su tutto lo schermo. Questa è un'altra griglia. La navigazione a sinistra è più piccola di tutta la parte principale. Qui ci sono una, due, tre colonne che sono tutte allineate con voti, risposte e viste. Poi c'è una griglia, c'è una colonna più ampia con il testo, l'oggetto e lo spazio centrale che è più ampio rispetto alle due colonne laterali. E ci sono alla fine tre colonne, una, due e tre. Quindi tutto strutturato in griglie. Se mettiamo anche le righe, questa colonna principale avrebbe anche tante righe e così via. Quali sono gli ingredienti per un layout a griglia? Le guide, quindi i bordi a cui tu scegli di allineare il contenuto. Le colonne, che sono un modo per dividere il contenuto verticalmente, le righe ovviamente orizzontalmente, i margini, che sono l'area che sta intorno al tuo contenuto, questi gutter, che sono i margini tra le colonne, quindi i margini sono il bordo intorno al contenuto, i gutter sono i margini tra una colonna e l'altra. La hang line è una linea orizzontale per allineare il contenuto. La baseline è sempre una guida orizzontale per un elemento che sta sopra quella certa baseline. E poi c'è questo ritmo che è un sistema di proporzioni per aiutare a definire la frequenza di dimensioni e lo spaziamento tra ognuno dei elementi precedenti. Quindi questi sono i margini, queste sono le colonne e i gutters, quindi anche le separazioni, quindi questa è una colonna, questi sono i gutters, i margini tra le colonne. Qui c'è un esempio di eggline e baseline, e questa è una griglia di baseline che vedete molto molto fitta, e anche se non viene ovviamente ripresa di qui, quindi uno può per esempio utilizzarne tre o quattro insieme. E questo è un altro esempio di un layout basato su griglia, in cui abbiamo le colonne, queste rosa, i gutters, quindi i margini tra le colonne, e i margini intorno, che sono solo, in questo caso non sono superiori o inferiori, sono solo destro e sinistro. E come vedete è tutto perfettamente allineato, sfrutta lo spazio, sfrutta la gerarchia. Questo è un testo più grosso probabilmente di quello che ci sarà scritto qui dentro. Questi si ripetono in maniera identica, perfettamente allineata, quattro volte. C'è uno spazio subito sotto, che è uno spazio minore rispetto a questo, perché questi elementi sono collegati tra di loro, mentre tutto questo corpo sotto fa parte di questo subheader, quindi c'è un pochino più di spazio qui, mentre qui si vuole mantenere una certa distanza minima tra i vari elementi e così via. C'è logica, c'è gerarchia, c'è tutto quello che vi ho raccontato brevemente sul testo, anche applicato agli elementi spaziali. Quindi spaziatura, gerarchia, dimensioni, font e quant'altro. Oltre a una disposizione a griglia che di nuovo è quella più utilizzata in generale. Due cenni sui colori. Ovviamente noi non vogliamo ottenere un sito così, questo è sicuramente colorato, ma è un no, non va bene. Quello che vogliamo è non esagerare. E in generale, se dobbiamo progettare un sito, per esempio, in cui dovremo mettere dei colori, prima di tutto progettiamolo in scala di grigi, quindi senza colori, in modo da assicurarci che le informazioni che ci interessano, quelle principali, sono fornite attraverso il testo e attraverso il layout. Quindi le gerarchie, gli spazi, la griglia, il fatto che la prima riga abbia l'immagine a sinistra e il testo a destra, e la seconda riga abbia invece, come nel caso della stampa, tre immagini più piccole, che ci sia un menu laterale a sinistra, e il corpo sia grosso, la maggior parte del testo sia invece a destra o viceversa, e così via. Quindi, prima di tutto, assicuriamoci che l'informazione, quello che ci interessa, sia fornito dal testo e dal layout. Poi possiamo aggiungere i colori con un certo significato, con un certo ragionamento, anche tenendo presente quello che abbiamo detto prima sui modelli mentali. Tipicamente, un qualcosa che di colpo diventa rosso è un qualcosa da cui prestare attenzione. Quindi ecco, non sfruttiamo per esempio il rosso non facciamo diventare elementi rossi senza un motivo apparente, perché tipicamente le persone, il loro modello mentale, si aspettano che un qualcosa che immediatamente diventa rosso è un qualcosa da cui prestare attenzione, e quindi è un warning, un errore. E nello scegliere i colori, scegliete una palette di colori, un insieme di colori, e usateli in maniera limitata e soprattutto consistente. Quindi se i bottoni
di un certo tipo sono blu, tutti i bottoni di un certo tipo devono essere di quello stesso identico blu. Quindi in una pagina non abbiamo un bottone blu, uno verde, uno giallo, uno rosso. Questi sono esempi. Lo stesso sito di prima, Stack Overflow, in scala di grigi e a colori. Vedete che le informazioni sono anche fornite allo stesso modo, anche togliendo i colori non perdiamo nessuna particolare informazione. Che questo sia un bottone ci viene evidente, che questi due siano evidenziati rispetto a questo anche. È tutto perfettamente navigabile, le gerarchie sono rispettate, gli spazi sono rispettati. Che questo sia il titolo è chiaro, che questa barra abbia, sia la barra di navigazione è chiaro anche se non è colorata. Quindi, non, come vedete, in questo caso è un bel esempio: non cambia molto tra la versione a colore e la versione in scala di grigi, come il livello di informazioni che voi percepite, che voi ottenete. Questa è più ricca perché può sfruttare i colori per fornire altre informazioni. Però anche la versione in scala di grigio ci fornisce, diciamo, il 95-99% di quello che ci serve per poter navigare con efficacia il sito. Palette. Cosa intendiamo di palette? Per esempio, questa è la palette dei colori del Politecnico di Torino. La palette dell'Ateneo, in quel caso, l'università, dice che questi sono i colori approvati dall'università. Quindi queste tonalità di arancione, queste tonalità di blu, eventualmente combinate in questi specifici 5 modi. Non c'è un sesto modo di combinarli. Quando sono insieme vanno combinati in questi 5 modi. E questi sono lo stesso colore con una luminosità inferiore. Questo è il 50%, questo è il 60%, questo è il 90% di questo stesso colore. E questo colore è uguale, 90, 80, 70, eccetera. Stessa cosa per gli arancioni. Quindi questi sono i colori approvati, quindi su tutti i siti, su tutto il materiale, in questo caso del Politecnico, sono questi i colori che potete trovare e utilizzare. Volete fare un bottone verde? Non si può perché non è nella palette ufficiale, nella palette che chi ha progettato il sito ha scelto di utilizzare, se non magari casi molto molto particolari. Quindi anche nel vostro caso potete scegliere palette e nello scegliere palette potete anche tenere in considerazione del contrasto. Per cui, per esempio, non scrivete su questo colore, evitate di scrivere un testo in verde scuro perché praticamente non si vede. Ma il testo rispetto allo sfondo deve essere molto molto contrastato. Caso ideale, scritta nera su sfondo bianco o scritta bianca su sfondo nero, però si possono anche abbinare altri colori. Questa, per esempio, è la palette di Chrome. La palette di Chrome definisce questi colori, quindi, e questi significati. Se lo sfondo è bianco, il warning è arancione, e non un arancione qualunque, questo specifico arancione. Se il sfondo è bianco, un errore è di questo rosso, e così via. Se lo sfondo è nero, i colori vengono mappati al contrario. Ovviamente il nero e il bianco sono i più facili perché sono resi duali. E questo arancione diventa questo giallo qui, e così via. E tutte le volte che Chrome dovrà evidenziare un warning, lo evidenzierà con questo specifico colore, sia fosse un testo, sia fosse un bottone, sia fosse una barra che compare da qualche parte. Quindi, nello scegliere i colori, scegliete un insieme di colori finito da utilizzare e contrastate bene il testo rispetto allo sfondo per rendere tutto il più possibile leggibile. L'information sent sono spunti, sono suggerimenti che ci permettono di capire a colpo d'occhio dove trovare le informazioni. Questi spunti e suggerimenti sono tipicamente le icone, sono tipicamente i menu, sono tipicamente una codifica colori, come dicevo prima, il rosso per indicare un pericolo, un qualcosa che non va. Quando c'è poco, quando ci sono poche di queste scelte di informazione, gli utenti tipicamente vagano nel sito, non sanno dove cliccare, non sanno cosa fare, hanno poca confidenza, non sono sicuri se devono cliccare in un posto, devono cliccare in un altro, se per trovare quell'informazione devono andare in un menu o in un altro. E usano molto molto spesso il bottone indietro. Provo qui, no, non è qui, torno indietro, provo qui, no, non è qui, torno indietro, provo qui, torno indietro. Il sito del Politecnico di Torino è un esempio della didattica, è un esempio di pessimo information set. Il sito appare in questo modo, con questi blocchettoni,
che indicano, per esempio, che qui ci sono i piani di studi, qui c'è la guida degli studenti, qui ci sono tutta una serie di servizi agli studenti. E quindi, se voi volete, per esempio, trovare gli orari delle lezioni, dovete capire in quali, oppure più bello, la lezione c'è scritto. Dovete trovare, per esempio, le date per la sessione di laurea di informatica e dove guardiamo? Guardiamo in Student Guide, guardiamo in Student Service, alla fine devo laurearmi, può essere anche un servizio e così via. Ma al di là di trovare, dove guardare, una volta che clicco in questi posti, ho delle interfacce, delle visualizzazioni completamente diverse. Se clicco su Student Guide ottengo questo, che è totalmente diverso da questo, che è totalmente diverso da questo, proprio anche visivamente, come sono presentate le informazioni. Ed è diverso da molti altri. Poi c'è similarità tra questo, questo e questo per caso, o questo e questo e questo. Ma ci sono anche tante, tante differenze, tante, tante interfacce. E quindi quando sei qui non sai più se sei nel posto giusto, se è sul stesso sito, se è un sito diverso. È più simile a questo, qui c'è una barra di navigazione laterale, qui non c'è nessuna navigazione, qui c'è una navigazione che è collassata qua dentro. Questo è un pessimo esempio ed è una cosa da non ripetere. Perché? Perché non c'è coerenza, non c'è gerarchia, non c'è uniformità di colori, non c'è uniformità di stili. Ci sono tante cose diverse con stili diversi. Quindi questo è un pessimo esempio che porta a problemi comuni. Tipo categorie che non sono attese, link troppo corti, navigazione che è nascosta, non so bene come sono arrivato in questa pagina, come faccio a tornarci, le icone non ci sono, se ci sono sono troppo generiche o non troppo riconoscibili. E ricorda sempre che le icone in un sito o in un'applicazione facilitano il riconoscimento dell'oggetto quando sono usati in maniera consistente e quando sono accompagnate da informazioni aggiuntive. Per esempio, questa è quella di Word. Vedete che l'icona per l'incollare ha anche scritto incolla. Questo perché? Perché nel caso in cui uno non avesse mai visto questo, può leggere che cosa fa questo bottone e quindi agire correttamente. Quando lo sa, non gli serve più leggere, sa che questo simbolo significa incolla, sa che questo serve per girare una slide, sa che questo serve per mandare gli oggetti avanti in primo piano o in secondo piano. Quindi queste aggiunte di informazioni ridondanti aiutano sia a apprendere cosa fa un certo bottone, una certa funzionalità, sia a riconoscere e poi richiamare in memoria immediatamente, spontaneamente, che cosa succede. Stesso modo i link. Usare sempre link in un sito web che siano più di una parola. Quindi download the next assignment template, va bene? Click here? No. Stesso modo, linguaggio chiaro, non linguaggio tecnico. Scoromatic download, qualunque cosa sia Scoromatic, non si capisce, mentre scarica il foglio di calcolo per i voti è molto molto più chiaro ed è anche ovviamente multi-word. Anche la navigazione può sfruttare quello che dicevo prima sulle icone. Si può abbinare un'icona a un testo. Si può usare gerarchia in cui questo è più grosso di questo, e questa è una piccola descrizione di quello che si trova sopra. E quindi, oppure un'icona ha una gerarchia testuale per fornire informazioni aggiuntive nel caso in cui uno sia la prima persona che la prima volta che naviga sul vostro sito o che arriva sul vostro sito. Quindi, per un utente già pratico, saprà sicuramente che questo è l'icona per scaricare il download, e quindi probabilmente può non leggere quello che c'è scritto qui, può premere prima di leggere tutto. Se una prima volta e vuole essere sicuro che deve scaricare il programma giusto, leggerà bene download e poi che questo download porta questo CB3 e così via. Quindi questa ridondanza, questa gerarchia, questi spazi, questi colori, eccetera, anche nelle navigazioni possono essere utili. Infine, per capire come le persone usano un sito, è bene dire due parole su come le persone leggono online i vostri siti. Quindi, quando avete un sito aperto, voi come leggete alla ricerca di un'informazione? Ecco, tipicamente le persone non leggono online. Tipicamente le persone passano gli occhi, in alcuni punti dello schermo. Quindi, per esempio, qui sono molto attratti da questa pubblicità, sono molto attratti dalle immagini. Sono molto attratti dalla scritta Google, probabilmente per cambiare pagina. In un caso così non guardano Reebok, non guardano la marca 303,
guardano l'oggetto in primo piano, grosso, scritto con un certo carattere, la persona che fa qualcosa, non tanto chi è il prodotto, chi è il produttore. Le persone, cioè, quando guardano un sito, non leggono, ma scansionano il sito. Quindi quello che voi progetterete in un sito può essere una cosa così, quello che la persona fa è parte da quello che vuole fare. Io ho aperto il vostro sito perché voglio comprare un ticket, voglio comprare un biglietto. E allora andrò a cercare istantaneamente, intuitivamente, quali sono le icone o quali sono le parole chiave che mi fanno comprare qualcosa. E allora, se ci sono delle icone, ovviamente se c'è un'icona di un carrello, se c'è un'icona che evidenzia un compra, probabilmente andrò a beccare lì. Se non ci sono icone significative, cercherò prenota. Prenoto un hotel, prenoto una vacanza, perché voglio comprare qualcosa. Non sono interessato a guarda quante miglia aereo ho guadagnato. Mentre se mi chiedo, apro il sito, quante miglia ho, non andrò istintivamente a cercare un qualcosa che o ha il logo delle miglia o ha il logo dell'agenzia, in questo caso, oppure c'è un miles nel testo. Quindi guarderò velocemente la pagina per cercare di capire dove sono queste informazioni. Non leggerò riga per riga, carattere per carattere tutto. Questo è quello che sperimentalmente si scopre quando analizzi come le persone guardano un sito web. Quindi, dove mettere il contenuto? Il contenuto va messo dove le persone si aspettano di trovarlo, quindi dove le altre pagine, altri siti trovano contenuto simile, non va messo dove le pubblicità in genere vanno, perché ormai le persone hanno imparato a evitare le pubblicità visivamente. Quindi, se c'è un contenuto dove ci si aspetta che in realtà ci sia una pubblicità, per esempio a destra nella pagina, tipicamente quello è l'ultimo posto in cui la persona va a vedere, e in maniera simile, le informazioni importanti vanno messe nella prima parte della pagina, perché gli utenti scrolleranno il vostro sito solo se il contenuto che trovano, soprattutto quelli alla prima visita, solo se il contenuto che trovano all'inizio è interessante. Se il contenuto che trovano all'inizio è poco interessante e man mano che vanno giù nella pagina diventa sempre meno interessante, a un certo punto chiudono il tab, chiudono il browser e vanno su un altro sito. Se volete saperne di più sui modelli mentali, sul visual design, qui ho aggiunto qualche link successivo, qualche link per approfondire.